biglie e le fate cadere sulla vostra sequenza di biglie. Cosa succederà? Quando fate cadere due, due si alzeranno. Cioè non avviene questo. No, questo qua, vediamo un attimo prima, se questo arriva con velocità V0, non avviene che la 6 vada via con velocità 2V0. Questa qua, la quantità di moto finale, sembrerebbe essere M per 2V0 e ovviamente questo è uguale alla quantità di moto iniziale qui. È ovvio che mentre la parentesi qua lo prezzi calcamente. Quindi uno si dice, ma come mai non avviene questo? Non avviene. Come mai non avviene se soddisfa una legge che conosciamo già? Questo non avviene. Okay. Avviene, per l'appunto, che se due entrano, due escono. Due escono con la velocità V0. Questo avviene. Fate il gioco, non voglio dire compratelo, ma la prossima volta che siete in un negozio e lo vedete lì in display, in esposizione, giocateci. Tirateli uno, tirateli due, tirateli tre. Se scendono tre, salgono tre. Non sale uno con una velocità tripla. Ok? Cosa sta avvenendo? Questo semplice giochetto, di nuovo questo cancellino, si sta disintegrando. Evidentemente in questo stupido giochetto c'è un'altra legge fisica che sta agendo. La conservazione della quantità di moto non è sufficiente, questo è l'appunto da scrivere, la conservazione della quantità di moto, che è una legge generale, non appena un sistema è isolato, cioè non appena non ci sono forze esterne, la quantità di moto si deve conservare. Ma questa legge, che è generale, che è una delle leggi fondamentali della natura, dell'universo, evidentemente non basta a spiegare cosa sta succedendo in questo stupido giochetto. C'è qualcos'altro che sta avvenendo, c'è un'altra legge fisica che sta agendo. Allora, l'indizio qual è? L'indizio è, fate un urto non frontale con un parametro di impatto diverso da zero. Cioè fate sì che l'urtato e l'urtante, una volta che avviene l'urto, si aprono a individuare un piano. Quello che... Allora, potrebbe succedere una cosa del genere, dove questa è la biglia incidente, lui sta andando con una certa velocità, la velocità è un vettore, lui è dotato di massa, quindi sapete che c'è una certa quantità di moto. Potrebbe succedere questo, che lui urta in maniera non frontale e potreste avere una biglia che va di qua e una biglia che va di qua. Quindi, se questa è la biglia 1, potreste trovare la 1 che se ne va in questa direzione, mettiamo così, e la 2 che se ne va in questa. Allora, siccome il sistema della biglia 2 e la biglia 1 sono isolati, noi sappiamo che la quantità di moto deve conservarsi. Quindi se questo diventa non più la velocità ma diventa la quantità di moto, se io disegno una freccia che rappresenta la quantità di moto prima dell'urto, quindi metto la P maiuscola così è chiaro che questo è quello del sistema, quindi iniziale, la quantità di moto prima dell'urto, la quantità di moto dopo l'urto deve essere la stessa. La quantità di moto dopo l'urto sarà la somma delle quantità di moto della 1 e della 2. Ok? Quindi dopo l'urto, la quantità di moto dopo l'urto, o finale, sarà la quantità di moto della biglia 1 e della biglia 2. Ovviamente dopo l'urto mettiamo, degli apici. Invece prima dell'urto... Ok? Chiamiamola, V0, velocità iniziale, va bene? La quantità di moto del sistema prima dell'urto è dato solo della biglia 1, la biglia 2 è ferma. La quantità di moto del sistema dopo l'urto è data da quella della biglia 1 e quella della biglia 2. Ma siccome questa freccia
deve essere assolutamente uguale a questa, perché non ci sono forze esterne. Allora io devo prendere questa freccia qua e la devo riportare qui, in questo modo. Eccola qua, questa è la freccia che rappresenta la quantità di moto che si deve conservare. E quella della biglia 1 e quella della biglia 2, sommate assieme vettorialmente, devono dare la stessa freccia. Quindi se questa è la direzione della 1 e questa è la direzione della 2, io devo dedicare lungo la 1 e lungo questa direzione di volo e lungo questa direzione di volo due frecce, P1 e P2, tale che la loro somma sia questa. D'accordo? Quindi io devo essenzialmente devo prendere questa freccia e scomporla in questa direzione e in questa direzione. Come si fa? Allora, questa freccia qui la potrei avere sommando questa e questa. Vedete, per costruzione, questa sembrerebbe soddisfare la conservazione della quantità di moto. Questa freccia più questa freccia dà questa freccia, che è proprio la quantità di moto prima dell'urto. Eppure, se voi fate l'esperimento con due biglie della stessa massa, se M1 è uguale a M2, questo non avviene! Non avviene. Potrebbe succedere questo? Se questa è la quantità di moto prima dell'urto? Sperando di non cambiare la lunghezza della mia mano. Okay. Potrebbe succedere questo? Che una va di qua e una va di qua? Allora, come faccio? Se questa è la direzione 1 della 2, devo prendere questa freccia e scomporla in quelle due direzioni. Come si fa? Beh, io so che una cosa del genere, la somma di questa freccia e di questa freccia, mi darebbe quella. Un'altra possibilità. Eppure questa non avviene. Eppure sembrerebbe soddisfare questo. Un'altra che non avviene è questa. Se volete, questo sembrerebbe un esercizio di scomporre le frecce. Quindi è un esercizio, un ripasso di una matematica che dovreste già sapere fare. Preso una freccia e scomporla in due direzioni qualsiasi, non vi parlo. Allora, questa non avviene. Statevi dietro, ragazzi, eh? Dovreste considerare ogni cosa che io faccio come un ripasso. Se questa è la direzione della 1 e questa è la direzione della 2, come fareste a scomporre questa freccia in quelle due direzioni? Consideratelo di passo, cosa si fa? Allora, questa freccia, forse ho esagerato nel farlo, però più o meno è. E questa freccia, questa più questa, danno quella, non vi pare? Quindi, se questa è la quantità di moto della particella 1 e questa è la quantità di moto della particella 2, vedete che P1' più P2' danno la mia P iniziale, che l'ho chiamata, dov'è il mio cancellino? Ecco, la legge della conservazione del cancellino, non spariscono, si muovono. Questa è la quantità di moto del sistema prima, cioè era solo l'uno che si spostava, e vedete che questo disegno va bene, questo disegno va bene, questo disegno va bene, eppure questo non avviene e quello non avviene. Cos'è che avviene? Qualcuno ha mai giocato al biliardo? Vediamo se mi riesce qua. Sull'altro tavolo dell'altra aula funzionava bene, qua c'è forse un po' troppo tempo. Tutto sommato mi riesce bene. Andiamo avanti, ho matita. Allora.
male. Avviene questo. Se le masse sono uguali, avviene che la biglia 1 se viene e urta la seconda, e se una va, che so, scelgo la direzione a caso, se va così, se una va in quella direzione, l'altra va a 90 gradi. L'altra va a 90 gradi. A 90 gradi. Qua l'angolo non è 90 gradi, vedete che l'angolo qui non è 90 gradi. Qua l'angolo non è 90 gradi, qua non è 90 gradi. Se la 1 è così e la 2 è così, se la 2 va così, la 1 va a 90 gradi. A 90 gradi. Fatelo. Se mai vi trovate con un tavolo abbastanza liscio, con delle monetine, fatelo, la prossima volta che andate nelle sale giochi, c'è quel tavolo dove mettete la monetina, c'è l'aria compressa e potete giocare con le cose. Beh, là qua, c'è un unico oggetto però, vero? Non ce ne sono due. Cioè, voi, ognuno di voi ha... c'è un unico peccato. Beh, se ci sono due tavoli, prendete le due e fatelo. La prossima volta che guardate ogni tanto su certi canali specializzati, su partite di biliardo e da telecamere sopra il tavolo, provate a guardare l'angolo tra due biglie urtate. Vedrai che se vedete che sono molto vicino a 90 gradi. Ok? Questo è l'indizio. Questo è l'analogo, cioè di nuovo nel biliardo o negli urti non frontali, la conservazione della quantità di moto non basta a spiegare quello che avviene. Evidentemente c'è un'altra legge fisica che sta imponendo che l'angolo sia di 90 gradi e che questi qua, che sembrerebbero soddisfare la legge generale, non soddisfa questa legge aggiuntiva, c'è un'altra legge che sta agendo, va bene? Allora, l'indizio qual è? Ovviamente questo lo ribadisco, l'ho detto 4 volte, l'ho detto 5 volte, questo è vero se le masse sono uguali, se le masse sono uguali. Quindi dopo, di chi sono queste due monete? Le metto qua, sono della signorina. Dopo, durante la pausa, provate con due monete di masse uguali, per esempio questi 2 euro, o una di 2 euro e una di 5 centesimi, ok? E provate a capire l'angolo che c'è tra i due urtati quando hanno la stessa massa e quando hanno masse diverse. Quindi questo è con biglie della stessa massa. L'indizio qual è? Visto che hanno la stessa massa, possiamo ragionare per un attimo con la velocità. Se questa è la velocità iniziale, la chiamo V0, della particella urtante, l'urtato è fermo, dopo l'urto, se avete che una va in questa direzione e l'altra va a 90 gradi, ok? Fate la solita scomposizione, cosa che ogni studente di fisica all'università deve saper fare. Preso una freccia e scelta a caso due direzioni, scomporre quella freccia in quelle direzioni. Ma adesso le direzioni, una è scelta là arbitrariamente, l'altra invece è a 90 gradi. Comunque, fate la scomposizione. Allora, è evidente che questa freccia qui, più questa, la somma di queste due frecce, chiamate questo V1 se volete, questo V2, la somma di questo più questo dovrebbe essere quello, d'accordo, la somma vettoriale, ma guardate l'angolo che c'è, vi ho detto che questo è 90 gradi, ovvero questo è 90 gradi, quindi quello che sta avvenendo dovrebbe ricordare un vostro vecchio amico, un signore che è vissuto nella Sicilia dei 2500 anni fa, di nome Pitagora, che avviene questo, che è il modulo quadro, la somma inquadratura, i moduli, se volete usando la rotazione che deve essere ormai quella familiare, così uno si ricorda cos'è un prodotto scalare, cos'è il modulo? Il modulo è il prodotto scalare di un vettore per se stesso. Sta avvenendo questo, Pitagora. Il modulo di questo cateto più il modulo di questo cateto deve essere uguale al modulo dell'ipotenusa perché è un triangolo rettangolo. Ok, questo è l'indizio.
Una legge di questo tipo sta agendo nel gioco delle biglie che si urtano frontalmente o in un urto non frontale. Nel giochetto, tra l'altro, quel giochetto delle biglie d'acciaio attaccate a fili di nylon, in inglese si chiama Newton's... Cradles. La culla di Newton. Quindi nel gioco di Newton, nel giochetto di Newton, nel biliardo frontale, nel biliardo non frontale, sta agendo una legge di questo tipo. Non solo questa legge vale di sicuro. Questa vale di sicuro. Ma c'è un'altra legge che matematicamente non sono la stessa cosa, perché questa qui vale se gli angoli sono 90 gradi. Questa è una legge nuova. Ok, questo è l'indizio. Adesso definizioni. Ogni anno mi pento di aver fatto questo ora di preambolo, però alla fine, in effetti, le persone credo che capiscano. Mi pento perché spendo del tempo prezioso. Però alla fine forse è anche investito bene. Ho dei dubbi se questo preambolo serve a qualcosa. Però adesso parto in quinta. Se voi avete una particella che si muove, la particella è dotata di massa, si muove a una certa velocità in un certo istante, quindi la particella ha una certa quantità di moto in un certo istante, la disegniamo se volete, questa è la particella, se volete, questo è un sistema di assi, avete scelto un'origine arbitrariamente, avete scelto la rotazione degli assi arbitrariamente. Questo è il vettore posizione in un certo istante, la particella sta facendo una certa traiettoria, in questo istante il vettore velocità è tangente, quindi il vettore quantità di moto nello stesso istante è il prodotto della massa del corpo per la velocità in quell'istante che vi interessa, quindi la quantità di moto è un vettore che è nella stessa direzione di V, ok? In un certo istante, poi istante per istante la quantità di moto cambierà. Perché cambierà? Beh, cambierà se c'è una forza, quindi se... questo è giallo, coperto di bianco, sembra un gesso bianco. Se avete la quantità di moto che potrebbe variare nel tempo, voi volete conoscere il rateo. Tutti hanno voglia di capire qual è la derivata del tempo rispetto a una cosa, perché il tempo scorre, noi vogliamo conoscere quanto velocemente cambia una cosa, no? Il rateo. La quantità di moto cambia nel tempo, volete quindi conoscere il rateo, infatti questa cosa è chiamata la forza. Quindi nella misura in cui la forza è uguale a zero, allora la quantità di moto è una costante. La particella se ne va a velocità costante, cosa vuol dire? Va di moto rettilineo uniforme. Nella misura in cui la forza è diversa da zero, la quantità di moto col cazzo è costante. D'accordo, che sono cose che sono... Definizione... Energia cinetica. Energia cinetica di una particella è per definizione un mezzo, la sua massa, per la velocità, per il modulo della velocità al quadrato. Cioè, ricordiamoci cos'è questo, un altro modo di scriverlo è V prodotto scalare V. Ok? Questa è la definizione di cos'è energia cinetica. È chiaro che l'energia cinetica potrebbe cambiare nel tempo e uno vorrebbe conoscere qual è il rateo dell'energia cinetica. Qual è il rateo dell'energia cinetica? Allora, se io prendo questa e la scrivo in coordinate cartesiane, perché ho scelto questa asse qui, questa qui io posso scriverlo così, come un mezzo m. E qual è il prodotto scalare di un vettore per se stesso in coordinate cartesiane? Coraggio! Se avete un vettore che è scritto ax u di x più ay u di y più az u di z, qual è il prodotto scalare per se stesso? Per cortesia, qualcuno, vedete che ogni cosa che io scrivo deve essere un'opportunità di ripassare. Lei lo sa? Me lo declami.
ax al quadrato più ay al quadrato più az al quadrato. Quindi questo qui è vx al quadrato più vy al quadrato più più z al quadrato. Questo qua. Ok? Quindi io voglio fare la derivata di questo, perché se k vale del tempo, perché k vale del tempo? Beh, siccome k è un mezzo m modulo quadro di v, se la velocità sta cambiando, cambierà anche k. Quindi io voglio conoscere il rateo, voglio conoscere la derivata di k rispetto al tempo. Allora uno cosa fa? La derivata rispetto al tempo di sta po' di roba, no? Parentesi rettangolari, mvx quadro più vy quadro più z quadro. Ovviamente questo è certamente una costante del tempo. La m è una costante del tempo nell'ipotesi dell'esercizio, che queste sono le famose particelle. Quindi sistemi dove la massa vale del tempo, cioè situazioni in cui la massa vale del tempo, li pensiamo come sistemi composti di particelle che escono e entrano dal sistema. Finché stiamo parlando di una particella, la massa non dipende dal tempo. E quindi questa è una costante, pure la m, esce fuori dalla derivata e vedete che avete un mezzo m per la derivata della somma delle tre funzioni. La derivata della somma di tre funzioni è la somma delle tre derivate. Quindi vedete che dovete calcolare questo, questo e questo e sommarli assieme. Cosa hanno di diverso questo, questo, questo? Hanno diverso il pedice! Quindi una volta che capite cos'è uno, avete capito anche gli altri due, basta cambiare il pedice. Quindi dobbiamo porci cos'è questo. Cos'è? Qualcuno? Non ho fatto la derivata di v quadro rispetto a v, ma ho fatto la derivata di v quadro rispetto al tempo. Cosa si invoca? Il teorema della derivazione delle funzioni composte. Giusto? Quindi faccio la derivata rispetto al tempo. Faccio la derivata di vx quadro rispetto a vx per la derivata di vx rispetto al tempo. Questo è il teorema della derivazione delle funzioni composte. Questo è assolutamente stupido, 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 perché questo vale 2vx e questo che cazzo è? Questo è x, quindi 2vx a x. Questo è quando uso il pedice x. Quando userò il pedice y e il pedice z, cosa cambia? Metterò il pedice y e il pedice z. E dovrebbe essere facile per voi mettere questi pezzi assieme e deducete che la derivata, dove la scrivo? Lo scrivo qua su. Che la derivata di k rispetto al tempo è uguale a, cioè questo 2 che lidererà i due che appaiono qui, qui, qui. Quindi se facciamo così, questo è 2vx a x, questo è 2vy a y, questo è 2vz a z. Quindi questo 2 verrà mangiato da lui e da lui, e mi rimane quindi mvx a x più mvy a y più mvz a z, che è la stessa cosa che dire f prodotto scalare v, perché m a x è la componente x di f, giusto? Quindi qua, dopo aver questo per questo, avrei fx v di x più fy v di y più fz v di z, giusto? E allora in coordinate cartesiane quello è proprio il prodotto scalare di f per v, d'accordo? Quindi questa è la definizione di k.
Questo è il suo orario. E dovrebbe suonare ormai l'orologio per la pausa, come mai non l'ha fatto? Non ho impostato l'orologio stamattina. E nel secondo mancano ancora 10 minuti. Va bene. Questa è la definizione, questa è la conseguenza, il ratio. Molto importante, guardate questa formula. La seconda ora voglio fare un esercizio di questo urto dove si conserva una grandezza, appunto, cosa si conserverà? L'energia cinetica, voglio declamarlo tra un attimo. Prima voglio che voi guardate questo. Quando è che K sarà costante nel tempo? Chiedetevelo. Quando? Sono due possibilità. Uno è che non ci sia una forza, e l'altro è che la forza sia perpendicolare alla velocità. Ok? Ma è meglio che vada avanti con il discorso. Questo sarà un esercizio. Andiamo avanti con il discorso, così arrivo alla seconda ora. Allora. Inizio un esercizio teorico, un esercizio questo, è un esercizio, però è un esercizio che io chiedo tantissime volte all'orale e voglio introdurre l'uso di questo concetto qua. Allora, immaginate di avere, se volete, il classico tavolo lubrificato su cui può scivolare senza attrito un blocco. Eccolo qua, il nostro blocco. Blocco 1. Immaginate che lui si sta spostando verso destra con una velocità in quella direzione. Non ho bisogno di usare la freccia, perché è chiaro che è un moto rettilineo. È chiaro che questo è un vettore. Immaginate che qui ci sia un altro blocco. I due, questo ha massa m1, questo ha massa in generale diverso. Poi faremo un esercizio dove hanno masse uguali o una massa tre volte l'altra, eccetera. Sono masse generiche. Ci sarà un urto. Immaginate che questo sia fermo e questo sta sopraggiungendo. Questo è fermo, ok? Allora avverrà l'urto. Allora, siccome il tavolo è lubrificato, io so che vale la conservazione della quantità di moto. La conservazione della quantità di moto, come la scrivo? La quantità di moto prima dell'urto è uguale alla quantità di moto dopo l'urto. E come la scrivo questo? Intanto faccio così. Prima dell'urto cos'è? È solo lui che si sta muovendo. Dopo l'urto cos'è? Faccio il disegno e poi scrivo le formule. Allora, dopo l'urto, l'urtato si starà certamente spostando e chiamo la sua velocità, notate la notazione. Chiamo questo V2. Dopo l'urto, la particella 1 cosa fa? Potrebbe anche lui andare nella direzione, chiamiamo quella direzione lì, la direzione positiva, potrebbe essere fermo e potrebbe anche in qualche modo rimbalzare, tornare indietro. Quindi il corpo 1 sta facendo qualcosa e indichiamo la sua velocità V1, lo disegnate in quella direzione per il momento. Ok? Non è detto che rimangano appiccicati, anzi, io voglio che questo sia come la nostra biglia d'acciaio che va addosso a un blocco d'acciaio, un blocco d'acciaio, un blocco d'acciaio, quindi ci sarà un rimbalzo, un po' come con le monetine. Ma attenzione, non hanno masse uguali, quindi deve essere chiaro questo, se volete nei vostri appunti vi conviene magari disegnare dimensioni diverse, così è chiaro nella vostra testa che hanno masse diverse. Perdonatemi se non l'ho fatto, ma deve essere molto chiaro questo. Hanno masse diverse, quindi disegnate dimensioni diverse. Quindi dopo l'urto, la 1 e la 2 stanno muovendosi, avranno le loro velocità, quindi con V1 e V2 teniamo le velocità dopo l'urto. Prima dell'urto il blocco 2 non ha velocità, e prima dell'urto il blocco 1 ha velocità V0. Quindi attenzione alla notazione. Almeno il disegno hanno questi cancellini. Ma pazienza, bisogna vedere. Sono simili? Non è che prima dell'urto. Quindi dobbiamo scrivere la matematica, cancello qua giù. Quindi, quantità di moto prima dell'urto è uguale a dopo l'urto. Questa è la legge conservazione della quantità di moto, che scriviamo esplicitamente così. M1V0, che è prima dell'urto, dopo l'urto è M1V1,
più m2v2 e stiamo imponendo che siano uguali, quindi questa legge è questa eguaglianza qua. Quella è la conservazione della quantità di moto, che sappiamo essere valido nella misura in cui il tavolo è lubrificato, ok, che è il sistema isolato. Adesso imponiamo una nuova legge che enuncio. Impongo in questo esercizio che l'energia cinetica si conservi. Dire questo, imporre la conservazione dell'energia cinetica, si dice che l'urto è elastico. Sono sinonimi queste due cose. Dire che l'urto è elastico, questa è una parola, la parola per noi, studenti di fisica, equivale a dire che l'energia cinetica iniziale è uguale all'energia cinetica finale. Del sistema si intende, quindi magari questi sono dei K maiuscoli. E cosa è l'energia cinetica di un sistema, secondo voi? Quale sarà una definizione naturale? Se ogni particella del sistema ha un'energia cinetica, quale sarà la definizione di energia cinetica del sistema? Sarà la somma delle energie cinetiche delle particelle che compongono il sistema. Quindi io l'energia cinetica del sistema sono delle K maiuscolo, per casomai mettete un pedice S, visto che siamo un po' stufi, o da qualche parte mettete sistema, così è chiaro che sto parlando non dell'energia cinetica di una particella, ma del sistema. Cosa sarà l'energia cinetica di un sistema? In questo caso sarà la somma delle energie cinetiche delle particelle che compongono il sistema. Questa è la definizione naturale. Quindi, in un urto elastico, cosa vuol dire urto elastico? È uno in cui si conserva l'energia cinetica. Come lo scrivo matematicamente questo? Scrivo l'energia cinetica prima dell'urto deve essere uguale all'energia cinetica dopo l'urto. Cos'è l'energia cinetica prima dell'urto? Visto che l'energia cinetica è un mezzo per la massa del modulo quadro della velocità, un'energia cinetica sarà diversa da zero solo quando la particella si muove. Quindi, prima dell'urto, la particella 2, che è la velocità 0, non contribuisce energia cinetica all'energia cinetica del sistema. Solo la particella 1 ha energia cinetica. Quindi, prima dell'urto, è un mezzo m1 per v0 quadro. Questa è l'energia cinetica del sistema prima dell'urto. Dopo l'urto cosa sarà? Un mezzo m1 v1 quadro, perché è l'energia cinetica della particella 1, più un mezzo m2 v2 quadro. Questo è il contributo della particella 2. La somma di questi due è l'energia cinetica del sistema dopo l'urto. E io sto dicendo, in un urto elastico, questi sono uguali. Sto dicendo questo. Prima di fare l'esercizio, ormai nella seconda ora, vorrei che voi vi soffermaste un attimo sul famoso, la famosa culla di Newton, quelle biglie o la versione biliardo dell'urto frontale, e chiedetevi, se questa è la biglia 1, che va con velocità v0, e qua la 2, la 3, la 4, e la 5 e la 6, che vanno con velocità v0 mezzi, questo è un urto elastico? Per sapere che sei un urto elastico, cosa dovete fare? Dovete calcolare l'energia cinetica dopo e prima e chiedervi se sono uguali. Fatelo, prima che lo faccia io. Fatelo. Chiedetevi se questo è un urto elastico. Di nuovo, le masse sono tutte uguali, eh? Sono tutte uguali le masse. Prima dell'urto, qual è l'energia cinetica? Quello è facile. È un mezzo mv0 quadro. Dopo l'urto, quant'è? Questo è come una particella unica di massa 2 che va a questa velocità. Sono uguali? Sono uguali questi? Coraggio! Questo è v0 mezzi al quadrato, quindi questo è un mezzo 2m per v0 al quadrato diviso 4.
Quindi questo qui, ovviamente questo va via con quello se volete, ma comunque avete questo, un mezzo di un mezzo mv0 quadrato. E metà di questo non sono uguali! Lo vedete? L'energia cinetica non è conservata in un urto di quel tipo. Quello non è un urto elastico. Solo metà dell'energia, se questa la chiamo l'energia iniziale, questo è metà dell'energia iniziale. Cioè l'energia finale è metà di quella l'energia di che tipo? L'energia cinetica, eh? Ovviamente alcuni di voi sanno cosa vuol dire cinetico, perché forse hanno fatto il classico, è una parola greca, di origine greca, vuol dire movimento. Quindi in una situazione di questo tipo qua, dove la 1 va dentro velocità V0 e 2 vanno via con velocità V0 a mezzi, si conserva quantità di moto, certo, ma non è conservata l'energia cinetica, perché ben metà è sparita. Avete alla fine solo metà di quello che avevate all'inizio. E se erano 3 particelle che viaggiavano velocità V0 a terzi? Di nuovo, fatelo per il vostro diletto, per la vostra abilità matematica. Chiedetevi quale percentuale di energia cinetica ho se questi vanno via con V0 terzi. Fatelo! Velocemente, cos'è? Ovviamente questo diventa 3. L'un mezzo lo lasciate, la M la pigliate, la V0 quadro lo prendete. E cosa vi rimane? Vi rimane il 3 diviso 9. E quindi questo è un terzo dell'energia cinetica iniziale, perché questa è quella iniziale. L'importante qua che voi notiate che in questi urti qua non si conserva l'energia cinetica. Quindi il fatto che non avviene, il fatto che l'unico che avviene è che la 1 entri e la 6 esca da sola, è la conservazione dell'energia cinetica. Verificate da voi che avere 1 e 2 che entrano con la 6 che va via con due volte V0, verificate che l'energia non si conserva. L'energia cinetica che percentuale è di quella iniziale? Fatelo! Io ve lo farò fare all'orale, chiedetevi. L'energia cinetica qua inizia, questo va a velocità V0 e la sesta va via con velocità 2V0, quello conserva la quantità di moto, ma non conserva l'energia cinetica. Perché l'energia cinetica finale non è uguale a quella iniziale. Quant'è quella finale? Che percentuale è di quella iniziale? Qua era un terzo, oppure metà. Cos'è qua? Fatelo! Adesso facciamo una pausa, ma fatelo, fatelo, fatelo!